La interessa Mosè? Proprio in questi giorni una delle nostre riviste ha pubblicato un interessante articolo sul Mosè di Michelangelo. Un articolo anonimo. Anonimo? A quanto mi scrive un collega da Vienna, l'autore dell'articolo non è altro che la massima autorità scientifica nel nostro campo. Sigmund Freud? Appunto. Lo immaginavo. È proprio per lui che sono qui. Davvero? Sì, ho letto un suo libro in tedesco sull'interpretazione dei sogni. Molta gente si rivolge a noi per avere l'interpretazione di un singolo sogno, ma non è nelle nostre facoltà. Nessuno di noi fa il chiromante o la buttacarte. Per carità, dottore, non mi fraintenda, io ho il massimo rispetto per la sua specializzazione. Mi dica, secondo lei, in quale atteggiamento l'artista ha voluto fermare la figura di Mosè? Mi pare che Mosè sia ritratto proprio nel momento in cui sta per alzarsi pieno di ira per il tradimento del popolo eletto e vuole spezzare le tavole della legge. L'autore dell'articolo la pensa diversamente. Ah, sì? Il professor Freud ha un grande interesse per Mosè. A Vienna qualcuno l'ha soprannominato il Mosè della psicanalisi. Anche lui ci guida verso la terra promessa. Guardi, guardi bene. Mosè stava per alzarsi, ma si è trattenuto con uno sforzo possente. Ha voluto conservare le tavole che stavano per sfuggirgli di mano. Osservi le dita. Michelangelo in quest'opera ci insegna a dominare la passione interiore, a vincere noi stessi. Dottore, io non so bene da che parte incominciare. È indifferente da dove si comincia. Non si preoccupi. Prego.
Da un po' di tempo, anzi, da sempre, io soffro di amnesie, dottore, di insonnia. Sono terribilmente distratto, delle strane fitte qua e là per il corpo, non so, vanno e vengono. Zoppico. Zoppica? A volte. Le dispiace farmi vedere come cammina? No, adesso sono sicuro. La prego. Mi succede sempre. Continui. Io mi sento confuso, dottore. Debole. Io so di essere molto ammalato, ma dal punto di vista organico pare che non ci sia niente. Ha consultato qualche medico? Un'infinità. Tutti mi dicono non c'è niente, non si preoccupi. Prenda questo, provi quest'altro. Ho armadi pieni di medicine. E così, dopo aver consultato questo libro sull'analisi dei sogni, io ho pensato di ricorrere a lei. Per quanto una certa aria di mistero che circonda ancora questa nuova scienza mi rende un po' nervoso. E allora mi dica, prima di tutto, nome, cognome e paternità. Zeno Cosini fu Alfio. Zeno? Con la Z? Sì, è brutto. Non so il perché di questo brutto nome, ma piaceva tanto a mio padre. Ah, sì? Sì. Ne riparleremo. Nato? Qui a Trieste. Età? 57 anni. Coniugato? Da 23 anni. Prole. Due figli. Antonia e... come si chiama quell'altro? Ah, Alfio! Come mio padre. Ne riparleremo. Professione? Metacommerciante. Malattie? Tutte. Voglio dire malattie gravi. Ha mai subito interventi chirurgici? Ma no. Ma sto male, dottore, sto molto male. Si distenda, signor Cosini. Dove, qua? Là. Voglio guarire, dottore. Ah, sì, sì, certo, voglio. Certo. Si distenda, prego. Grazie. Così? Sì, così. No, va bene così. Ah, sì. No, ma non guardi me. Guardi davanti, guardi il soffitto, guardi dove vuole, ma non guardi me. Sì, mi riesce difficile a parlare con uno che mi sta dietro le spalle. Fa parte della cura. È duro stare. Mi dica, che cosa prova a stare sdraiato in questo studio? Imbarazzo? Disagio? Se devo essere sincero, un po' di sonno. Ho mangiato troppa colazione, forse ho bevuto mezzo bicchiere in più. Mi dica, a che cosa sta pensando in questo momento? Non saprei. Alla mia infanzia. No, così non va, signor Cosini. Lei di certo mastica un po' di psicopatologia e ora cerca di venirmi incontro, non è così? Sì, sì, ha ragione, ho risposto a caso, sa. In realtà pensavo ancora al suo Mosè. È incredibile come di un gesto della propria vita, anche se fissato nel marmo, si possano dare
tante interpretazioni diverse. Forse Freud ha indovinato la verità, forse no. Bisognerebbe che fosse Mosè a parlare. Glielo disse anche Michelangelo. Perché non parli? Lei è proprio sicuro che Mosè, se fosse stato in grado di parlare, avrebbe raccontato la verità? Oh, sì. Sì, sì. Ma restiamo all'infanzia. Se lei si sforza di tornare indietro nella memoria, sì, alla sua prima infanzia, quella in fasce, che cosa ricorda? Che cosa può vedere? Vedo un bambino in fasce. Avanti. Ma sono proprio io quello. Non questo passo assomiglia. Non faremo grandi non progressi. Non sono io il cerchi bambino. Cerchi di fissare l'immagine. Nato poche settimane fa, mia cognata. Che le sta non... occupando la mente non in questo sono momento. Sono io. L'immagine. Sì. A che cosa pensa? Che cosa può vedere? Una locomotiva. Una locomotiva? Sì, una locomotiva che sbuffa su per un'erta trascinando innumerevoli vetture, innumerevoli vagoni. L'ha mai vista prima? Le ricorda no, qualcosa no, del passato? Non so neanche come mi sia capitata in mente, sir. Non... Allora la lasci sbuffare, è un'immagine senza importanza. Senta, dottore, scusi, potrei fumare anch'io? Fumatore. 50 sigarette al giorno. Mai cercato di smettere? Continuamente. Bene. Cominceremo allora dalle sigarette. Grazie. Prego. Cerchi di farmi un'analisi storica della sua propensione al fumo. Le prime sigarette che lei ha fumato. Ah, quelle... quelle me le ricordo benissimo. Non esistono neanche più in commercio. Sa, intorno al 70 da noi, quelle vendute in scatolette di cartone con il marchio dell'Aquila bicipite austriaca. Poco più di un bambino e già fumava. Fumavo. Fumavo nascosto in tutti i luoghi possibili, in cantina, in giardino, in soffitta, in gabinetto, dappertutto. Per comprare le sigarette andò a finire che rubai. Molto bene. Ah sì? Rubai. D'estate mio padre abbandonava il suo panciotto nel tinello e nel taschino c'erano sempre degli spiccioli. Suo padre non la sorprese mai a rubare. Sì, sì, una volta mi sorprese con il panciotto in mano e io dissi con una sfacciataggine disgustosa che m'era venuta la curiosità di contare i bottoni. Com'è che adesso mi viene in mente un vecchio volume di filosofia positiva? Ah, sì, sì, perché adesso mi ricordo, perché... sul frontispizio c'era uno scritto 14/4/1890, ore 4:30, muore mio padre, U.S. Che cosa vuol dire U.S.? U.S. Ultima sigaretta. Ah. La mia vita è sempre stata piena di U.S. Io penso che la sigaretta abbia un gusto più intenso quando si sa che è l'ultima. Ma per smettere di fumare tutto sta a scegliere la data giusta. Io, per esempio, ho sempre preferito certe date per la concordanza delle cifre. Non so, nono giorno del nono mese del 1899, primo giorno... del primo mese del 1901. Insomma, anche la morte di suo padre non fu che un pretesto per fumare l'ultima sigaretta. Ma cosa c'entra? Avevo davvero deciso di smettere. Le sue divagazioni
non mi convincono. Io aspetto sempre che lei mi dica come reagì suo padre quella volta. Quando? Quando la sorprese nel tinello a rubare. Si mise a ridere. Non vuole che facesse. Sarà messo a ridere, no? Davvero? Io avrei immaginato che si fosse arrabbiato. Molto. Non è così. Ah, no. Non la sgridò. No. Non la colpì con uno schiaffo. Che cosa dice mai, dottore? Mio padre non mi diede nessuno schiaffo. Mai. Non ricordo che abbia mai alzato le mani su di me, né allora né dopo. Davvero? Lei non mi convince. Perché insiste a voler creare una discordia con mio padre che non c'è mai stata? Io mi ricordo che fino a quell'ultima sera i nostri rapporti erano improntati alla massima cordialità. Zaino! Papà, dove sei stato finora? Niente, papà. Ho incontrato un amico, ci siamo messi a discutere. Ero in pensiero. Ti preoccupi sempre per niente, papà. Sei fatto così. Zen! Sì, papà! Com'è tardi, signor Zeno. Suo papà non ha voluto mangiare da solo. È così strano questa sera. Mi raccomando, non lo faccia inquietare come al solito. Zeno, dove sei stato finora? Niente, papà, ho perso tempo con un amico a discutere. Ero in pensiero. Ti preoccupi sempre per niente. Sei fatto così. Cosa vuoi? Dopo la morte della tua mamma siamo rimasti soli a questo mondo. E volevo vederti prima di andare a dormire. Perché mi hai aspettato per mangiare? Potevi mangiare e poi aspettare, no? Si mangia meglio in due. E allora, com'è che hai fatto così tardi? Senti, se ci tieni tanto te lo dico subito. Ho perso tempo con un amico a discutere sulle origini del cristianesimo. Anche tu ora pensi alla religione? Per me la religione non è altro che un fenomeno da studiare. Un fenomeno? Adesso fumi anche fra un piatto e l'altro? Fumava anche lui, a tutte le ore del giorno. Porta via. Ma perché mi hai aspettato, papà? Perché non hai mangiato la tua ora? Cos'è questa storia del fenomeno? Tu non vorrai ridere della religione? Che ridere, papà? Io studio. Lo so io come studi. Hai voluto passare da legge a chimica, poi di nuovo a legge. Bel modo di studiare. Tante volte mi sono chiesto se non ho un figlio pazzo. E sei ancora con questa vecchia storia, papà? Se mi sono fatto persino visitare dal dottor Canestrini, mi ha dichiarato sano di mente. T'ho portato un certificato con i bolli e tutto. Zeno Cosini, sano di mente, con i bolli e tutto. Sì. Non ricordarmi quello scherzo. Maria, cos'è questa roba? Palacinche. Non ne ho voglia, porta via. Vuole un po' di formaggio? Niente. Ma non si sente bene? Far redigere per scherzo un certificato munito di bolli. Scherzare sulle malattie. No, per me hai preso quella faccenda troppo sul tragico, papà. È stato per quel tiro che nel mio testamento ti ho messo sotto la tutela di Olivi. Ridendo e scherzando mi sono guadagnato una specie di patente di incapacità. Io ho fatto una burla e Olivi ha saputo volgere le cose a proprio favore. Olivi non ha fatto altro che venire incontro a un mio desiderio. È un uomo modo, come ce n'era una volta. Tu stravedi per Olivi. Io penso semplicemente che tu non sei in grado di provvedere te stesso. Per questo, mettendoti sotto la tutela di un uomo accorto e onesto come Olivi, ti ho fatto un regalo. Mi sembra una condanna, se proprio vuoi saperlo. Ma credi che sia piacevole immaginarsi sotto tutela come un deficiente? Io mi sono adattato alla tua volontà. Ma in avvenire saprò comportarmi in modo che tu mi possa accordare maggiore fiducia, papà, vedrai.
in avvenire. Si fa male. Lo spero, ragazzo mio. Sai, io sento come sono grandi la mia esperienza e la mia scienza della vita. Sì, papà. Non si campa inutilmente tanti anni. Io so molte cose e vorrei insegnartele tutte. Io vedo quello che è giusto e vero. Sì, papà, tu mi dirai delle cose importanti e io le annoterò nel libricino che tu mi hai consigliato di tenere. Così non correrò il rischio di dimenticarmele, sai, con la mia distrazione. Non è il libricino che è importante, è il modo con cui uno lo adopera. Tu lo dimentichi dappertutto. Non è vero, ma cade molto raramente, papà. L'altro giorno l'ho trovato dentro al portaombrello. Ma vuoi star zitta? Zitta, eh? Sì. Peccato che sei venuto tanto tardi. Prima ero meno stanco e avrei saputo dirti molte cose. Ma ti ho già chiesto scusa, se rimandassimo questa discussione un'altra volta. Non si tratta di una discussione, Zeno. Si tratta di tutt'altra cosa. Una cosa che non si può discutere e che saprai anche tu non appena te l'avrò detta. Ma il difficile è dirla. Non ti senti bene? Sono molto stanco e vado subito a dormire. Maria. Comanda. È tutto pronto in camera? Sì, signor Cosini. Bene. Bene. Ah, non ti senti mica male? No, sono soltanto stanco, te l'ho detto. E vado subito a dormire. Ma prima penserò a ciò che ti devo dire. Ma domani, eh? Domani. Vedrai che saprò convincerti. Vai a letto, va, papà, buonanotte. Come una bestia stasera. Ha chiesto di lei 100 volte, signor Zeno. Non so, ho l'impressione che non si senta bene. Sofia Labora. Brutta notte. Oh, dottore, venga. Venga. Che nottata. Pioggia e bora. Cotrosic, finalmente, tutta la notte che l'aspettiamo. È impossibile trovare una carrozza, ho dovuto venire a piedi, ma è così urgente. Ma ieri sera era lucido, poi ad un tratto stanotte Maria mi ha svegliato, l'ho visto coperto di sudore, privo di conoscenza. Un momento, non è possibile. Ma venga, dottore. Un momento, non è possibile. Io ho provato di stendermi sul sofà nell'altra stanza, ma il suo respiro non mi lasciava prendere sonno. Sbuffa con una certa regolarità, poi accelera e finisce in una sosta. Come una locomotiva. Una locomotiva? Sì, una locomotiva che sbuffa su per un'erta trascinando innumerevoli vetture, innumerevoli vagoni, direi una respirazione cerebrale. Beh, adagio con le definizioni, vedremo poi di che cosa si tratta. Ieri sera papà pareva pensare intensamente a qualcosa che si aggirava nella sua testa che lui non riusciva a formulare, poverino. Lo so io quello che si aggirava nella sua testa. Un edema cerebrale, dottore. Vuol rubarmi il mestiere, Zeno? Piangevo perché stavo per perdere il padre per cui ero sempre vissuto. E piangevo anche perché
non poteva più aspettare che io diventassi migliore e se ne andava, convinto della mia debolezza, capisci? E fino a quella notte lei non si era mai accorta che suo padre stava molto male. Coraggio, è un caso gravissimo. Però le avevo detto qualche mese fa, quando lei mi portò suo padre allo studio, quest'uomo ha bisogno di molte cure, non gli ho detto forse così? Lei magari avrà consultato degli altri medici che gli avranno dato delle speranze assurde, non è vero? Silenzio, non voglio sapere. Piuttosto mi dica, suo padre in questi ultimi mesi si è lagnato per qualche dolore? Non saprei. Dormiva, mangiava con appetito, aveva il beneficio? Non ho notato. Doveva stare più attento. Mi burlava perché mi preoccupavo. Diceva che volevo vedere suo padre, moribondo ad ogni costo. Beh, comunque fra un paio d'ore riprenderà coscienza. Allora c'è speranza? Nessunissima. Però le mignatte in questi casi non sbagliano mai. Dottor Coprosi, non le pare che sia una cattivazione farlo tornare in sé? Beh, basterà non dirgli che è moribondo. Ci può invece toccare di peggio, potrebbe impazzire. Ho portato con me la camicia di forza. L'infermiere resterà qui. La prego, la supplico, non gli applichi le mignatte. Ormai è fatto, l'infermiere ha già provveduto. Non ci può essere un'azione più malvagia che cercare di richiamare in sé un ammalato senza avere la minima speranza di salvarlo? Ma perché vuol farlo rinvenire? Per mettergli la camicia di morto. Calma, signor Zeno, per carità. Ma che discorsi mi fa? Se morire in pace quel povero vecchio, visto che ormai non ha nessuna speranza di salvarlo, no? Lei è un cattivo figlio, Zeno. Sembra che abbia fretta di spedire suo padre all'altro mondo. Io? Tenendo in vita suo padre, io ho lasciato la porta aperta a tutte le possibilità. Ma sia bravo per una volta, signor Zeno! Dia retta al dottore! Per una volta? Cosa vuol dire per una volta? È inutile che aggiunga quanta importanza può avere la presenza del medico nel destino economico di una famiglia. Suo padre, negli ultimi istanti, vedendolo sollecito e amoroso al suo capezzale, potrebbe avere l'idea di modificare il testamento. Ma di che cosa si impiccia lei? E che cosa gli hai detto? Che cosa dico? Papà! No, papà, non fare così, papà. Potrebbe stare fermo. Se lei vuole, gli mettiamo la camicia di forza. Ma non sente, non capisce. Bisognerebbe che lei facesse qualcosa. Cosa posso fare? Senta, vada in farmacia intanto. Dammi un cuscino, Maria. Sì, subito. Papà, stai fermo, papà. Devi stare fermo. Stai fermo, papà. Stai fermo. Papà. Papà mio, papà. Papà. No. Papà. Ordinarci di aprire la finestra? Non si può, papà. Glielo dica lei che non si può. Non si può, papà, fa freddo. Sono malato. Sì, però non è niente di grave, sai. Acqua! Si può dargli dell'acqua? No. Alla fontana, giù in piazza. In questi alberghi di Vienna l'acqua è cattiva, ma giù alla fontana è freschissima. Gli do un po' di brodo. Ma niente, brodo, il dottore non ha parlato, no, di brodo. Se volete obbedire agli ordini del dottore, bene, altrimenti io declino ogni responsabilità. Sembra caso d'arrabbiarsi. Io faccio il mio dovere. Ho sete. La fontana. Buttiamo un po' di latte, Maria, vai a prendergli un bicchiere di latte. Subito. Perfetto. Apri. Sì, sì, papà. Adesso torna a letto. Torna a letto. Guarda! Cosa vuole dirmi? Ma niente, delira. Hai visto? Cosa?
Hai visto? Cosa, papà? Cosa, papà? Ma perché l'ha interrotto? Voleva dirmi qualcosa. Poteva starlo a sentire quando era in sé, poveretto. No, no, ci siamo di nuovo. Non cambiare posizione, gli dà sollievo. Ma se lei vuole, gli mettiamo la camicia di forza. Stia zitto. Ma il dottor Copro si è già tanto detto di tenerlo fermo. Papà, stai giù, papà. Devi star giusto. Via! Va via! Non è stata colpa mia. È stato quel maledetto dottore che voleva obbligarti a stare sdraiato. Ma io ti lascerò muovere come vorrai, papà. Io ti lascerò fare tutto quello che vorrei. Ma non mi aveva detto che suo padre non l'aveva mai schiaffeggiato. Sì, capisco la sua obiezione, dottore. Ma vede, io penso a lui come riuscì a ricordarlo al funerale. Debole, buono, come l'avevo sempre conosciuto, sin dall'infanzia. Guardi. Mi convinsi allora che questo schiaffo me l'aveva dato senza rendersene conto, senza una precisa volontà. Non capiva, era fuori di sé. Perché avrebbe voluto schiaffeggiarmi? Me lo dica lei, dottore. Perché? Siamo ancora lontani dal momento in cui lei potrà interrogare me, signor Nosini. Cercavo solo di farle capire lo strazio che provai alla morte di mio padre. Un dolore tale che non è passato neppure oggi. Si è soltanto affievolito. Ne vuole una prova. Dopo la scomparsa di mio padre, io provai una viva attrazione per la sua mentalità che mi aveva dato sempre fastidio, per quel suo mondo del commercio che mi era sembrato sempre incomprensibile. E così, proprio nel suo ambiente, mi imbattei in quello che scherzosamente chiamavo il mio secondo padre. Prestito Trieste 75, 75, credito fondi austriaco 26, è caduto di 2 punti, società Cristina Tramvai 12, 1 e 2, prima dalle vendite, tasse, disastri, fallimenti, e pensare che le zingare si raccoglievano a chili per le strade, solo a tirar su quelle che cadevano dai carri. Vuole che vada a vedere come vanno le Rio Tinto, signor Mazzetti? E intanto la navigazione va a farsi benedire. Gli armatori sono sempre pronti a piangere il morto. Giusto. Il male è che in alto non si pensa a Trieste. Tutti ci vogliono e nessuno ci prende. Prestito provinciale della contea principesca Rigorizia e Gradisca 91 91 Banca Union 110 110 Cantine Penco 18 18 Prestito Trieste 75 75 Credito fondiario austriaco 26, 26, società Triestina Tramvai 12, 1, 2, prestito Camera di Commercio 59, Exterior 43, prestito provinciale, protetto, provincia di Gradisca 90. Le occasioni del caso ci saranno ancora e non finiranno gli affari, faranno qualche legge. Ma lei, scusi, ehi, no, quello accanto, ehi, sì, sì, proprio lei, non è il figlio del povero Cosini. Venga qua, si accomodi. Non le so dire quanto mi è dispiaciuto. Siamo di passaggio. Conosce Nilini? Piacere. Copler. Siamo vecchi amici. Di università. Lei è il signor Malfenti, non è vero? Mi avrebbe conosciuto prima se fosse più assiduo qui al Tergesteo. Io sto sempre qua, questo tavolo è il mio posto di lavoro, anzi, il ponte di comando della mia vita. Mio padre ne parlava spesso di lei, e anche il signor Olivi. So che Cosini l'ha lasciato in balia di quel brav'uomo. È il mio tutore, anzi, sono qui proprio per suo consiglio. Dice che un futuro commerciante deve frequentare la borsa per avere notizie utili.
ma io finora non riesco a capirci niente. Ah, ho paura, caro Zeno, che non sia pane per i tuoi denti. Non è un momento facile con l'aria di crisi che c'è in giro. Il commercio non è una scienza che si improvvisa, caro signor Cosini, anche quando si è stato in università. Mi dica un po', secondo lei istruisce più la borsa o l'università? La borsa. La borsa, figliuolo, è come una donna, a volte trepidante per una minaccia, a volte addormentata nell'inerzia. Ha una faccia che sa ridere e piangere. Da quel tavolo io la vedo salire la scala dei corsi ballando o scenderne a rischio di precipitare. È ammirevole come la borsa accarezza un valore, come ne strangola un altro, come sa dare una buona lezione che se la merita. Solo che ha molto sale in zucca può trattare con la borsa. Si guardi un po' in giro. Ta! Per terra! Non vedo niente. Sfido, ci vuole una vista che lei ancora non possiede. Soldi! Soldi! Soldi sparsi per terra, tutti intorno. Macchinarsi e raccoglierli non è facile, pochi sanno farlo. Zeno, sei fortunato. Hai avuto la tua prima lezione. E da quale maestro? È solo la voce dell'esperienza. Il prestito Trieste resiste, rimane seduto. Ma lei, caro amico, che bei progetti hai in mente? Ma le confesso che vorrei liberarmi quanto prima da Olivi per dirigere i miei affari da suo. Vai, Veno, scusami, ma non ti ci vedo. Non lo faccia, si diverta finché vuole, ma si tenga attaccato Olivi, che è un'ottima persona. Crede? Io dico sempre che basta osservare tre comandamenti per far prosperare qualunque ditta. Primo, non occorre saper lavorare, ma occorre saper far lavorare gli altri. Secondo, non c'è che un solo grande rimorso, quello di non aver saputo fare il proprio interesse. Infine, terzo, in affari la teoria è utilissima, ma serve solo quando l'affare è stato liquidato. Questo è tutto. Sante parole! Giovanni Malfenti, patriarca del Tergesteo. Ma cosa scrive, giovanotto? Qualche appunto. E così lei, no, quando questo libriccino sarà pieno di annotazioni, non può essere. Si metterà in mano. Cameriere, due e mezzi di birra. No, la birra con il mio stomaco. Due mezzi, birra tedesca scura e al doppio manto. Anche scura. Per darla bene ai clienti bisogna prima di tutto imparare a bere. Io avevo una lezione di violino, signor. Rio Tinto e South French, un punto più su. Oh! Il signor Giovanni è una volpe. In galleria tutti lo conoscono come un vero furbacchione. Allora gli sarà difficile combinare dei buoni affari. Volpe. Perché? Non so, mi pare che di uno conosciuto per furbo tutti debbano diffidare istintivamente. È meglio mostrarsi un po' meno furbi di quello che si è e poi, al momento opportuno. No. No! No! Non è vero affatto quello che gli dice giovanotto. Per vendere o comprare bene, tutti si rivolgono al più furbo e le dico subito il perché. Non scrive, quello che non è furbo, anche se onesto, che cosa ti può dare? Della merce sulla quale ha già preso lui una castagnata. Potrà non guadagnarci, d'accordo, ma la sua mancanza di furberia sei tu che la paghi. Invece dal furbo vengono tutti, chiedono informazioni, consigli e portano notizie fresche. Tutti qua, tutti a questo tavolo. Beva! Beva! Me la diede da bere parecchie volte il mio secondo padre, cioè il mio futuro suocero. Sì, perché la mia avventura matrimoniale cominciò proprio lì, a quel tavolo del Tergesteo, con la conoscenza di Giovanni Malfenti e con l'amicizia e l'ammirazione che gli dedicai prima ancora di sapere che era padre felice non di una, ma di ben quattro ragazze da marito. Si chiamavano Ada, Augusta, Alberta e Anna. Seppi quei loro nomi a memoria ancora prima di conoscerli. Al Tergesteo dicevano che erano tutte belle. A forza di sentirne parlare, io sognavo talmente di queste quattro fanciulle legate tanto bene insieme dalla iniziale A, che io, che mi chiamo Zeno, cominciai a pensare che stavo per prendere moglie lontano dal mio paese.
La mia prima visita. La mia prima visita io me la ricordo come se l'avessi fatta ieri. Era d'autunno. Un pomeriggio fosco e freddo, e mi ricordo persino il sollievo che mi derivò da liberarmi del soprabito al tepore di questa casa. Stavo proprio per arrivare in porto. Sì, insomma, speravo davvero di guarire con il matrimonio da tutti i miei guai. Di diventare un uomo migliore. Oh, lei è il signor... Zeno Cosini. Un amico del suo signor papà? Io mi chiamo Augusta. Papà ci aveva avvertita della sua visita. S'accomodi, prego. Vado a chiamare la mamma. Buongiorno. E Anna, la mia più piccola, perché tanto stupore, signor Cosini? Non mi dirà che le sembro troppo anziana per avere una figlia di 12 anni. Che cosa dice mai, signore? È la bellezza straordinaria della piccina che mi ha colpito. Ciao, cara. Si accomodi, prego. Sì, sì. Lei ha già conosciuto mia figlia Augusta. Sì, sì. Stia, stia, stia. Lei è dunque molto amico di Gino Rismondo. Gino Rismondo, sì, sì. Mio marito ha dei grossi affari con lui. È davvero, non è diventato un chimico. È un commerciante di concimi. Si vede proprio che ci siamo persi di vista. Io dimentico sempre tre cose. I nomi, i visi della gente. Un'altra cosa che adesso non mi ricordo. La mia figliuola Alberta. E Ada. 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 È difficile scoprire le origini di un sentimento divenuto poi tanto forte. Ma sono certo che per Ada non provai il cosiddetto colpo di fulmine. Emozione sostituita da una convinzione immediata. Ada era la donna di cui avevo bisogno e che mi avrebbe portato la salute morale e fisica per la santa monogamia. Si accomodi, prego. È proprio così, signorina Ada. Suo padre le ha raccontato la pura verità. Io ho cambiato facoltà non so quante volte, legge chimica, legge di nuovo. Poi... Come deve essere divertente. Piacerebbe anche a me. Non capisco come si possa passare dagli studi giuridici a quelli scientifici. E viceversa. Il mondo del sapere è così grande, signorine mie, perché mai rinchiudersi in una sola facoltà? Scommetto che lei abbandonava ogni facoltà al momento degli esami. È brava, indovinato. No? Scansare gli esami è un sistema che non porta lontano. No, ma evita certi batticuori. Io non so come andrò all'università, ma il ginnasio mi sembra già abbastanza difficile. Il latino poi non lo digerisco. Sì, il latino è proprio una lingua che non fa per le donne. Anzi, io penso che anche fra gli antichi romani le donne parlassero già in italiano. In Inghilterra molte ragazze conoscono il latino alla perfezione. Quando non ci intendavamo con il mio scarso inglese, passavamo al latino. Lei conosce l'Inghilterra, signorina? Sì, ci sono stata con papà. È un paese straordinario. Ada ha una grande ammirazione per le donne inglesi. Ah, davvero? Io ho trascorso alcuni mesi in Inghilterra per studiarne il commercio. Ah! Sì, ma non posso dirne un granché perché, grazie, non ho conosciuto nessun inglese della buona società.
E come mai? Ho smarrito in viaggio tutte le lettere di presentazione che mi avevano fatto gli amici d'affari di mio padre. Ah, e lo studio del commercio? Nel commercio inglese non mi sono mai imbattuto, pare che si faccia in luoghi reconditi. Però se devo essere sincero, sono certo che i figli d'Albione detestino tutti quelli che non sono inglesi. Io ho avuto l'impressione di vivere fra nemici. Ma non le sembra di esagerare? Nemmeno per sogno, sa. Sa come ho deciso di porre fine al mio soggiorno londinese? Ero andato da un libraio in cerca di un vocabolario. E sul banco del negozio del libraio riposava un magnifico gatto angora che proprio attirava le carezze. Beh, solo perché m'azzardai ad accarezzarlo dolcemente, ma salì come una furia e mi graffiò la mano. Da quel momento non potei più sopportare l'Inghilterra e il giorno dopo ero a Parigi. Ne conosce Parigi, signorina Ada? No, ma mi faccia capire, fu il libraio ad offenderla o il gatto? Il gatto. E il gatto rappresentò per lei l'intero popolo inglese. Un gatto nostrano non sarebbe mai stato capace di una simile azione. Ma può succedere a chiunque e in qualsiasi paese di venire graffiato da un gatto. Ma nemmeno per sogno, anche il libraio lo riconobbe. Il gatto con tutti gli altri si comportava bene. Graffiò me perché ero io. O forse perché ero italiano. Ma è pazzo questo, parla con i gatti! Oh. È già difficile a questo mondo fare un matrimonio proprio come si vuole. Figurarsi nel caso mio, in cui la decisione di sposarmi aveva addirittura preceduto la scelta della fidanzata. Sì, è vero, alle prime parole che scambiammo io e Ada sentii qualche stonatura. Ma la stonatura è la via all'unisono. Non mancarono pretesti per insediarmi in casa Malfenti e sono certo di non sbagliare affermando che mi furono anche offerti. Portai con me il mio violino e passai un po' di musica con Augusta. Era male che Ada non suonasse, poi era male che io suonassi tanto male il violino e malissimo che Augusta non fosse una grande musicista. Il fatto è che con Ada io non vivevo solo le ore che passavo in quella casa. La sua immagine mi accompagnava ormai per tutto il giorno. Era già mia, perciò io l'adornavo, le prestavo tutte le innumerevoli qualità di cui avevo bisogno e che a me mancavano, perché Ada doveva divenire oltre che la mia compagna anche la mia seconda madre. Con lei, ero certo, avrei avuto una vita virile, di vittoria e di salute. Come spiegare allora la mia lunga esitazione a parlare chiaro, a dire alla fanciulla mi vuoi o non mi vuoi? Io andavo in quella casa accompagnato dai miei sogni, contavo gli scalini che mi conducevano a quel primo piano dicendomi che se erano dispari Ada mi amava, e Ada mi amava tutte le volte perché gli scalini erano sempre 43. Insomma, arrivavo a lei accompagnato da una tale sicurezza che finivo col parlarle di tutt'altro. Perché non mi decidevo a parlare? Perché mi ripetevo che mi sarei dichiarato più tardi, quando fossi veramente divenuto degno della mia divina fanciulla. Questo poteva accadere da un giorno all'altro. Perché non aspettare? Perché non aspettare? Oggi la signorina Ada è andata da una zia. Neppure oggi ha portato il violino. Lo dimentico sempre, sa, sono così distratto. Stia attento a non farsi sentire dalla piccola Anna. Distratto, ho detto, non pazzo. Sono perfettamente sano di mente. Ho raccontato anche alla signorina Ada. Una volta mi feci fare una visita da un medico.
e portai a mio padre il certificato con i bolli e tutto. Zeno Cosini sano di mente con i bolli e tutto. Lei ha sofferto molto per la morte di suo padre, vero? Come ha fatto a capirlo, signorina Augusta? Certo. Io penso che sia il dolore più grande nella vita di un uomo. Un dolore tale che se avrò dei figli cercherò di fare in modo di essere poco amato per evitare loro di soffrire tanto, poverino. Capisco, signor Cosini, che lei solo per bontà pensa in questo modo alla vita dei suoi figli. Però non sono d'accordo. Non mi sembra giusto vivere per prepararsi alla morte. Ma la morte è la vera organizzatrice della vita. Io penso sempre alla morte e non ho che un solo dolore, quello di dover morire. Tutte le altre cose mi sembrano così poco importanti che per esso soltanto un sorriso. È orribile. L'ultima volta che l'ho visto ho cercato di spiegarlo anche alla signorina Ada, ma non vuole capirmi. È proprio per questo che io sono un uomo tanto lieto. Ebbene, signor Cosini, come va? Si chiacchierava. Stavo ricontando alla signorina che io sono un uomo di temperamento allegro. E per dire questo ha affermato che pensa sempre alla morte. Davvero. Alberta, credo che la piccola Anna abbia bisogno di te. E tu, Augusta, cerca di mettere un po' d'ordine nei tuoi fogli di musica. Con permesso. Proprio una bella primavera. Giornate incantevoli. Signorina Ada è andata da una zia. Sì. Molto affezionata a questa zia, insomma ci va spesso. Anche ieri era dalla zia. Credo. No, mi sbaglio io, ieri aveva il mal di testa, è stato l'altro giorno che è andata da una zia. Signor Cosini, lo sa da quanto tempo lei frequenta la nostra casa? Un bel po', signore. 4 mesi. No, 5. La mia prima visita la feci in autunno, ora siamo in piena primavera. Ha ragione lei. 5 mesi, tutti i pomeriggi o quasi. Oramai siamo vecchi amici. Lo spero, signore. A volte ho l'impressione che questa casa sia diventata un po' il centro della mia vita. E come un amico le voglio parlare. Lei non si offenderà se le dico ciò che penso? A me sembra che lei comprometta una delle mie figliuole. Signor... Sì, signor Cosini. Lei la lusinga e la compromette. Ma la prego di credere, signora, che le mie intenzioni sono più che e le pare che potrei dubitarne. Mi dispiace che abbia dovuto iniziare lei un discorso che dovevo fare già io da qualche tempo. Un momento, mi lasci finire. Augusta è ancora poco più che una bambina. Augusta? Non serve fingere. L'occhio di una madre vede lontano. Signora Malfenti, non ho mai pensato ad Augusta, neppure per un attimo. Non riesco a capire come sia nata questa sua convinzione. Ma i duetti erano una semplice questione artistica. Signora Malfenti, questo è un terribile equivoco. Desidero chiarirlo subito, parlare apertamente. Non mi dirà che Augusta non le piace? No, sì, signora, sì, stimo e d'ammiro. Avevo ragione di dire che lei lusinga inutilmente quella povera figliola. La questione non è così semplice. E appunto per questo ho iniziato io un discorso che sarebbe spettato a lei. Io le sono grato dell'occasione che lei mi offre per parlare. Non faccia promesse delle quali potrebbe pentirsi. Signora Malfenti, prima di proseguire in questo discorso bisogna che io tolga dall'equivoco i miei rapporti con la signorina Augusta. E appunto quello che stiamo cercando di fare. Io sarei felicissimo di sposare una delle sue figliole. Non c'è bisogno di insistere sull'argomento. Sì, però non ho mai pensato a chiedere in moglie la signorina Augusta. Sono uno che pensa alla morte, ma signora... Un momento, Zeno. Non precipiti le cose, non parli con troppo impeto. Io non ho niente da rimproverarle. Lei è un giovane per bene, nel nostro ambiente, serio. Sì. È solo che una madre deve sapere... E vigilare. Mi dica allora lei, signore, che cosa devo fare per non spiacere a nessuno. Ecco, se posso darle un consiglio. Lei dovrebbe per qualche tempo venire meno spesso da noi. Non tutti i giorni, ma 2 o 3 volte alla settimana. Se lei lo desidera, io in questa casa non metterò più piede. Su, via, non faccia così, non si offenda. È un segno di amicizia che le chiedo. E tutti in famiglia sapranno che lei mi ha invitato a tenermi lontano? Anche la signorina Ada? Ma solo per qualche giorno. Intendiamoci. Io non dirò niente a nessuno, neppure a mio marito. Anzi, le sarei grata se volesse usare la stessa discrezione. Ma è tanto sensibile? Chi? Augusta.
Cara signora Malfenti, cara la mia politicona, se in casa sua si spalla di me si affura, ma senta sempre torto. Mentre loro ridono e si divertono, come ho visto passeggiando sotto quelle finestre illuminate. Zeno! Io... Sì. Zeno! Parli da solo? Scusami, Copler, in questi giorni sono un po' nelle nuvole, sì. Mentre loro ridono e si divertono, come vedo passeggiando sotto quelle finestre illuminate? Io invece sono stato male. Mi trovi in piedi per caso. Sono uscito per la prima volta stasera. Un mese di letto, caro mio. Nefrite! Nefrite! Non sei contento, nefrite? Pensavo che il signor Giovanni t'avesse raccontato che stavo male. Giovanni chi? Giovanni Malfenti. So che sei assiduo in casa sua. Una volta? Come una volta, ora non più. Beh, non proprio, non come una volta. Insomma, così è che... E come mai? Come mai? Troppo lavoro. Tu? Sì. Ma se tutti sanno che vivi di rendita. Magari. Ah, davvero? A volte, certo, l'apparenza inganna. Non vanno bene gli affari. Non è questo, è il tempo che richiedono. Nel mio ufficio lavoro 6 ore al giorno. Però. Sì. E gli affari che ho ereditato dai miei genitori mi tengono impegnato per altre 6 ore almeno. 12 ore al giorno? 12 ore al giorno. Hai una bella resistenza. Vale la pena di affaticarsi tanto? Ma tu zoppichi! Zoppico. Non mi pare. Neppure ti dico che zoppichi con la gamba sinistra. Ma se non ho niente. I medici dicono che sono un ammalato immaginario. E tu credi ai medici? Beh, li consulto spesso. Ad ogni modo io preferisco ancora a un malato immaginario come te un malato vero, come me. Almeno per noi ammalati veri c'è sempre qualche rimedio da acquistare in farmacia. E poi guarda che zoppichi! Mentre stavo a letto, ho studiato l'anatomia della gamba e del piede. Ebbene ti posso dire che quando si cammina con passo rapido, il tempo in cui si svolge un passo non supera il mezzo secondo. E che in quel mezzo secondo si muovono niente meno che 54 muscoli. 54 muscoli. È una macchina mostruosa. Ma chi ci avrebbe mai pensato? Nella vita non si può prevedere tutto. 54 movimenti? Se non vai più dai Malfenti, non hai conosciuto Guido. Quale Guido? Guido Spire. E chi è? Un bel giovane. Davvero? Figlio di un argentino ricchissimo. E che cosa fa questo signor Spire? Suona il violino meglio di un virtuoso. Il violino? Tutte le sere concerto in casa Malfenti, e indovini perché? No. Va là. Se ti dico di no. Sta dietro a una delle ragazze Malfenti, la più bella. No. Mi dicono che la vuole sposare. Guarda. Paganini Redivivo! Non pensavo che si potesse suonare il violino in maniera così angelica. Un signor Guido Spire, signor Zeno Cosini. Buonasera. Ma non mi sarei mai azzardato a portare il violino in questa casa se avessi saputo che Paganini era di famiglia. Lei è molto gentile. Sì, la ciaccona di Bach esige forse uno stile più ortodosso, sì, ma certo che lei suona benissimo per essere un dilettante. Il signor Spire si può definire un dilettante solo perché rifiuta di esibirsi come professionista? Spire cos'è, tedesco? No, soltanto il mio cognome lo è. La mia famiglia è italiana, anzi toscana, da vari secoli, anche se mio padre vive in Argentina. Lei ha intenzione di stabilirsi qui a Trieste? Guido ormai è dei nostri. Si stabilisce a Trieste e fonda una società commerciale.
Bel coraggio per i tempi che corrono. Questo è il bello. Cominciare qualcosa quando tutti parlano di smettere. Tornando a Bach, pensavo che... Signor Giovanni, le dovrei parlare. Adesso. È una cosa urgente. Non bisogna aver fretta. Ogni affare arriva prima o poi da sé alla liquidazione. Sì, ma come lo prova il fatto che la storia del mondo è tanto lunga e tanto pochi affari sono rimasti in sospeso. Questo non è uno di quegli affari che si trattano a Tergesteo, signor Giovanni. È una cosa che mi sta molto a cuore. Mi sta a cuore, signor Giovanni. Appunto, per questo si può aspettare a parlarne fin tanto che non è liquidato. Ogni affare può ancora... evolversi vantaggiosamente. Signor Giovanni, lei davvero crede che questo mio affare possa ancora evolversi vantaggiosamente? E perché no? Grazie, signor, ma non vada via. Augusta, presto! Sì, cosa fate? Voglio esserci anch'io! No, a letto! Alberto, la luce! Oh. Signor Spire, quando vuole noi siamo pronti a cominciare. Cominciare cosa? Guido ha introdotto in casa nostra il tavolo parlante. Presenta spiritica, una novità. Se vuol prendere parte anche lei all'evocazione, ci farà piacere. Pronti? No, no, un momento. Mi raccomando, Zeno, non turbi gli spiriti. Lo spirito più turbato in questa stanza sono certamente io. Signor Giovanni, ma lei... No, non rimane con noi, signor Giovanni. A me come tavolino basta quello del Tergesteo. Ma dove va? Perché? Posto, gli spiriti vogliono. Ecco qua, qua. Pronti? Sì, buio. Ma chi ha spento la luce? Venga, signor Cosini. Ma forse paura degli spiriti? Paura, non ci vedo. Da questa parte. E qui, qui c'è un posto libero. Grazie. Chiedo scusa. Ma... Niente, niente. Allora si comincia? Silenzio, silenzio. Formare la catena. La catena, la catena. Ho proprio voglia di buttare un occhio nell'aldilà. Concentratevi. Pensate intensamente al morto che desiderate evocare. Ada. Supplicate lo spirito che avete invocato di manifestarsi. Ada, io atteso troppo a dirglielo, Ada. Io l'amo. Credo di sentire qualcosa. Silenzio. Spirito, se ci sei, manifestati muovendo il tavolino. Attenzione, attenzione! Ada, mi risponda, mi dica qualcosa. Perché è rimasto tanti giorni senza venire? Si muove! Ho sentito un fremito! Anch'io! Silenzio, silenzio, concentratevi! Mi scusi, Augusta, mi sono confuso! Ma insomma, se non volete stare zitti non c'è proprio ragione di passare il nostro tempo al buio. Si muove! Zitti! Te ne prego, spirito, di il tuo nome indicando nelle lettere in base all'alfabeto nostro. Di cosa paura che lo spirito ricordi l'alfabeto greco? Vuol tacere, signor Cosini? Ada. Ecco, lei è mosso ancora. Vuol parlare. Com'è emozionante. Spirito, rivelaci il tuo nome. Ada. Un colpo significa A. B. Batti ancora? Sette colpi. Significa G. Avanti. Uno. Due. Tre. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. 19 è una U. G, U. Gu. A. B. C. D, E, F, G, H, I. 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 Gui. Gui. Forse sarà Gui. Ma vorrà dire Guido. Ma Guido sono io, perché Guido? Boh. Chieda se vuol dire Guido. Vuoi dire
Vuoi dire che ti chiami Guido? Se sì, batti un colpo, se no batti due colpi. È proprio Guido. È proprio lui. Forse è qualche suo antenato, signor Spire. Può essere, proviamo. Se ti chiami Spire, batti un colpo. Se no, batti due colpi. Ti chiami Spire? Spire, Guido Spire. Mio nonno! Oh, che incontro singolare. Gli chieda se è proprio suo nonno, perché sa, da quelle parti, no? Eres mio abuelo? Eh? Eres mio abuelito Guido? Non capisce. Meglio che parli in italiano. Sei mio nonno? Ecco. Sei nonno Guido? Proprio il nonno, eh? Forse vuol dare delle notizie. Glielo chieda. Nonno, rispondimi. Vuoi dare qualche notizia? Ma gli chieda se sono notizie buone o cattive. Dimmi se sono notizie buone o cattive. Un colpo per le buone e due per le cattive. No. Luce! Luce! Accendete la luce! La luce! Ecco, ecco, ecco! Mi lasci, mi lasci. Ma qui c'è qualcuno che si burla di noi. E qui c'era qualcuno che si divertiva a muovere il tavolino. Mio Dio, com'è pallido, signore Spire. Sì, è pallidino, forse ha bisogno di un cordiale. È stata un'emozione fortissima. Non si scherza con queste cose. Qualcuno spingeva il tavolo con troppa energia, ve l'ho detto. Se lei crede negli spiriti, perché rifiuta di credere che uno spirito possa muovere un tavolo con tanta energia? Va meglio. Non dirò niente a nessuno. Grazie, questa è l'ultima volta che vengo in casa vostra. Oh no, non dica così. 5 terribili giorni e 5 notti ci ho pensato. Io non posso resistere più. Questa sera stessa dichiarerò il mio amore ad Ada. La prego, non lo faccia. Ma non si accorge di quello che sta succedendo. Mi dispiacerebbe che lei soffrisse, Zeno. Lei è troppo buona, Auguste. Ma ormai ho deciso, costi quello che costi. Stasera parlo. No. Io non riesco a spiegarmi quello che è accaduto. No, ma si calmi, si tranquillizzi, signor Spire. Ma via, tant'è che lo confessi. Sono stato io a far muovere il tavolino. È uno scherzo di cattivo genere. Non esagerare, Ada. È stata l'emozione di un attimo. Dovevo capire che soltanto l'altro uomo della compagnia aveva potuto indossare la parrucca di mio nonno. Ma c'è una misura anche nello scherzo. Credevo che nessuno avrebbe preso sul serio questa faccenda del tavolino, Ada. Io adesso basta, l'equivoco è chiarito. Sì, non facciamone un dramma. Amici, signor Cosini. Amici, signor Spagna. Grazie, grazie. La mia limonata. Era sua, non lo sapevo, mi scusi, non lo sapevo. Adesso conoscerà tutti i miei pensieri, ha bevuto nel mio bicchiere. Gliene faccio fare subito un'altra. Non sapevo fosse la limonata del signor. Ma sì, figuri. Ada, non scappi, mi lasci parlare. Io l'amo, posso dirlo a suo padre. Ma scusate. Prego. Signor Cosini, non vedo come possa esserle venuta in mente una simile idea. Ma lei sta scherzando come al solito. Ma è stato così serio in vita mia, Ada, lo giuro. Ma la smetta. Ma via, non finga, proprio lei non può aver pensato che io faccia la corte ad Augusta. Perché? Che cos'ha Augusta per farle pensare di essere superiore a mia sorella? Non dico questo. Non credo che Augusta accetterebbe di sposare uno come lei. Ma non è Augusta che voglio, Ada, è lei. Faccia andare via. Pensi, scusate, Ada. La lanterna magica. Ma io non sono cattivo, sono un po' bizzarro, ma non mi sarà difficile correggermi. Sono anche disposto a smettere di fumare se lei lo desidera. Smetto in questo stesso momento. Guardi, Ada. Ci pensi anche lei, Zeno. Augusta è una bravissima ragazza e fa certamente al caso suo. Io non posso parlare a nome di mia sorella, ma sono certa che può sperare. E non parlatemi tutti di Augusta, io non la sposerò mai. Come lei, Ada, non sposerà mai quell'uomo da nulla. Suona il violino e va bene, ma ci sono anche delle scimmie che sanno suonarlo. Ma lo guardi, è un bestione. Ma si levi di mezzo, Ada. Ignobile individuo. E non mi rivolga mai più la parola. Augusta, la luce! Vieni, Ada! Che cos'ha, Zeno? Piange? Un po' di limone nell'occhio. Scommetto che il signor Giovanni manda a casa dell'acido citrico per fare le limonate. Acido citrico? Stop, un'idea. Tutto è così strano stasera. Perché non è del solito umore, Zeno? Vediamo un po' se mi riesce di farla sorridere. Buio! Ah, che bella! Una mangiatiera! Come giovane e graziosa Alberta. Se fosse vivo mio padre, fra le ragazze non avrebbe dubbi.
mi direbbe: prendi la moglie giovane, ti sarà più facile educarla a modo tuo. Bellissimo! Alberta, sai che ho intenzione di sposarmi? Ah sì, quando? Stasera stessa. Ma a quest'ora non troverà né un prete né un rabbino disposti a celebrare un matrimonio. Per esempio lei, Alberta, non pensa a sposarsi? Penso di continuare i miei studi. Anche mamma lo desidera. Beh, può continuarli da sposata. Io stesso penso di mettermi a studiare seriamente solo dopo il mio matrimonio. Alberta, vuole sposarmi? Ma Zeno, sia serio. Sono serissimo. Mi risponda di sì e io dimenticherò tutto e tutti saremo felici. Io la stimo molto, sa. Lei è un buon diavolo. E poi lei conosce tante cose che i miei professori non insegnano. Forse potrei sposarla se avessi l'intenzione di prendere marito. Però voglio diventare una scrittrice. Non sogno altro, è il mio segreto. Adesso lo sa anche lei, mi capisce, vero? Non si offende. Ma certo. Le signorine Malfenti non sono fatte per Zeno Cosini. Una preferisce lo spasimante che suona il violino. L'altra vuol diventare scrittrice. Accomodatevi. Vorrà dire che farò la stessa proposta all'unica che rimane. E racconterò a tutti che l'ho sposata solo perché le sue sorelle non m'hanno voluto. Signor Cosini, via, via, via! Ho una grande notizia! Una grande notizia da comunicare a tutti! Una proposta di matrimonio! Oh, davvero! Signorina Augusta, vuole che noi due ci sposiamo? Giovanotto, lo scherzo non mi piace, eh? Non scherzo affatto, lo ripeto seriamente. Signorina Augusta, davanti ai suoi genitori, alle sue gentili sorelle e al signor Spire, che ci onora della sua presenza, vuole che noi due ci sposiamo? Il signor Cosini ti ha fatto una domanda, Augusta. Non è proprio nelle regole dell'etichetta, ma il nostro Zeno è un tipo originale. Io so che parla seriamente. Lo so da un pezzo. Lei, Zeno, ha bisogno di una donna che l'assista. Voglio essere io, quella donna. Vede che io avevo indovinato tutto? Bravissima! Accendi le luci, Alberto! Bravo! Evviva gli sposi! Evviva gli sposi! Evviva gli sposi! Evviva gli sposi! Ti sentivo, figlio mio, fin da quando ti diedi i primi consigli commerciali. E fu così che mio suocero cominciò a darmi del tu. Io lo ricordo sempre in quell'atto di baciarmi e abbracciarmi. Sembrava che avesse una salute di ferro, invece doveva morire poco dopo il mio matrimonio. Questo avvenne qualche tempo dopo, ma torniamo a quella sera. Continuò a darmi lezioni di borsa, condite spesso di urla e insolenze, che io accettavo, convinto di meritarmele, perché io l'ammiravo moltissimo, sa. Non ha proprio nient'altro da raccontarmi di quella sera. La sera del suo fidanzamento. Che bella serata. Vogliamo fare due passi? Il diritto ad andare a letto tardi è concesso persino dalla Costituzione austriaca. Mozart! Avevo capito, sa, che lei desiderava una delle signorine Malfenti. Ma non riuscivo proprio a indovinare quale. Nemmeno io. Come mai zoppica? Prima non l'avevo notato. Niente, reumatismi. Una caduta. Una caduta? Sì, una caduta al caffè. Ah. Lei ha messo molto a decidersi? Com'è? Voglio dire, ha messo molto a decidersi per la signorina Augusta. L'ho amata fin dal primo momento.
È meno bella delle sorelle, forse. Ma non direi. Ma se... guardi, è meno bella. Ma ha delle doti nascoste. Anzi, per festeggiare questo felice avvenimento, mi fumerò l'ultima sigaretta della mia vita. Due avvenimenti storici in una sola serata. No, grazie. Anch'io, sa? Uno di questi giorni voglio prendere una decisione seria. Una decisione importante? Vogliamo fare un po' di salita, ci farà bene. Quella sua gamba le dà proprio fastidio a salire. Oh, niente, niente. Mi dica piuttosto delle sue decisioni. No, attento! Potrebbe cadere un salto di 10 metri. Guardi. Eh? Guardi che luna. Sembra di vedere le teste di due amanti che si baciano. Ehi, si baciano in ciel beatamente. Han tutti gli occhi. Eppur non vedranno tutti questo segreto palese celato degli amanti. Versi suoi? Ma no, del poeta Zamboni. È lui che ha scoperto lassù l'immagine del bacio fra un uomo e una donna. Ne vede di cose la sua donna nella luna. Peccato che come donna non sappia ricordare. Perché? La donna è un essere inferiore, non ha memoria. Non sa essere né buona né geniale. E proprio lei si lamenta delle donne? E con queste teorie pensa a sposarsi? Ma che c'entra? Non si chiede che cosa ne penserebbe la donna che lei ama. Ma la donna è incapace di pensare. Le donne sono come i bambini, hanno bisogno di giocattoli. Quello che cambia è soltanto il prezzo, caro lei. E poi perché questo lei? Diamoci del tu. Siamo destinati a diventare parenti. Perché allora lei, tu... Sposerò Ada. Come tu sposerai Augusta, diventeremo cognati. Ho tante idee, progetti. Senti, ci siamo conosciuti soltanto stasera, no? Ma io ho provato subito una sincera simpatia per te. Mi piacerebbe che tu lavorassi con me nella ditta. Vedo già la tabella. Guido Speyer e C. Che ne dici? Tu sei pieno di fantasia, non sei ancora rovinato da queste cariatidi di commercianti triestini. Daremo una bella lezione a tutti. Che hai, Zeno? Che ti succede? Un dolore improvviso. Dove? Dov'è che ti fa male? Qui una... una finta, un dolore. Zeno, ma così da un momento all'altro. È così da un momento all'altro? Ah. Vieni, vieni, ti accompagno a casa. Ce la fai? Proviamo. Mi appoggio, ti dispiace? Figurati. Poi dico, non mi combinerai di questi scherzi? Vieni su, c'è per gradini. Sì, sì. Piano, piano, piano. Ecco, così. Così, così. Così. Aspetta. Così. Così è meglio. Adesso sto meglio. Lasciami. Sei stanco, eh? No, no, perché? Hai intenzione di sposarti presto? Prestissimo. Non appena avrò ottenuto il consenso di mio padre e i fondi per iniziare l'attività. Aspetta, devo avere in tasca qualcosa per te, guarda. Cos'è? È un calmante, un preparato nuovissimo. Due pastiglie ti rimettono a nuovo. Dottore, devo confessare che m'ero accinto veramente a uccidere Guido. Sarebbe bastata una semplice spinta per fargli fare quel salto di 10 metri. Ma il dolore
mi aveva fermato. Se non fosse stato per quel dolore improvviso. Ma perché me l'ha venuto, dottore? Perché? Perché avevo voluto uccidere? O forse perché non avevo saputo farlo? Perché m'era venuto? Comunque, con questa boccetta iniziarono la mia nuova vita e la mia raccolta di medicinali. E fu giusto che mi fosse stata offerta proprio da lui. Signor Cosini, si è accorto di quanta strada abbiamo fatto, cominciando dalla sigaretta? La storia delle mie ultime sigarette può far sorridere. Lo capisco. Sono state tante. Anzi, continuano a essere tante. Anche per questo, vede, io mi sentirei di fare un proposito ferreo. US. Grazie. Ultima sigaretta. Se fossi sicuro di guarire da tutti i miei mali. A me interessa qualche altra delle sue ultime sigarette. Quella che lei fumò la notte in cui morì suo padre e quella che lei fumò la sera in cui si fidanzò con sua moglie dopo essere stato respinto dalla sorella di lei. Forse io ho parlato troppo. E lei si è fatto delle idee sbagliate sul conto mio. È stato più chiaro di quello che lei pensa. Ah, sì? Suo padre muore dandole uno schiaffo. L'ho già detto che... E lasciandola sotto tutela del commerciante Olivi, cioè impedendole di badare ai suoi affari da solo. Vuol dire che fu uno schiaffo anche questo, mi sbaglio? Ha un modo di prendere le cose, lei sempre dal verso più sgradevole. Scomparso suo padre, lei se ne trovò un altro, per così dire, nel futuro suocero, il signor Malfenti, commerciante molto abile, fortunato, padre di 4 ragazze da marito. Veramente una all'epoca in cui lei parla era solamente una bambina. Ma le altre 3 lei rivolse una regolare proposta di matrimonio, passando da una all'altra. Non potendo sposare la signorina Ada, di cui lei era innamorato, si rivolse alla sorella più giovane, Alberta. Ha avuto un no anche da Alberta, accettò di sposare la terza e il suo rivale, sì, Guido Speyer, che già aveva provocato la sua invidia suonando così bene il violino, ebbe via libera con Ada. Sa che come la racconta lei sembra la vita di un altro. E appartiene alla vita di quell'altro anche la tentazione di uccidere suo cognato? Io non so perché le ho parlato di quell'attimo oscuro. Sì, quando Guido andò a sedersi sul muretto, là di notte, durante la nostra passeggiata in via Belvedere, forse mi balenò per una frazione di secondo un'idea assurda, perché non fargli fare quel salto di 10 metri? Ma mi bastò pensare un'idea simile per sentirmi subito male e avere una fitta qui, la prima, no? Gliel'ho già detto. E il suo amore per Ada? Al treno, partendo per il viaggio di nozze, baciai tutti, meno Ada. E anche lei del resto, nel partire per il suo viaggio di nozze con Guido, non mi porse la guancia da baciare come a tutti gli altri, ci stringemmo la mano e basta. Le sue innumerevoli inquietudini, insomma, si placarono nel porto placido della felicità familiare. Come avrebbe potuto essere diversamente? Oggi capisco che nell'avventura più incongrua fui sempre trascinato contro voglia, fu sempre un fattore esterno a farmi decidere. Come nei primi tempi. Adesso le parlo proprio di anni annorum, la ricomparsa improvvisa di un amico, un pomeriggio che... come al solito non avevo un granché da fare. Insomma, si ripresenta questo mio vecchio amico di università,
Enrico Koppler. Koppler? Sì, Koppler, sì, quello... quello della nefrite. L'ammalato reale. E mi dici... Senti, perché non vieni a fare con me una visita benefica? Il motivo era più che legittimo. Nobile addirittura.